Lascio con più rimpianto le persone che ho avuto l'opportunità di comandare qui dentro la base e tutte le persone, gli amici che ho avuto l'opportunità di conoscere fuori in questa splendida provincia. Ecco, lei ha fatto un discorso molto istituzionale, ma non solo, anche molto umano, emozionale. Ha salutato Brescia, ha salutato la brescianità. Certamente, e come ho detto nel mio discorso, uno dei tratti distintivi di questo reparto è quello che a me piace chiamare l'ingrediente speciale, quell'ingrediente segreto che ci rende quello che siamo, Diavoli Rossi, e la brescianità. Qui dentro si respira aria di brescianità, quindi concretezza, servizio, dedizione, e questo ci rende unici e ci fa molto piacere. È un periodo questo di grandissima trasformazione che abbiamo visto, abbiamo toccato concretamente il 16 giugno dell'anno scorso, quando è atterrato qui il primo F-35. Chiaramente, per far atterrare qui il primo velivolo vuol dire che c'era una lunga preparazione alle spalle e c'è ancora un lungo lavoro da fare dal 16 giugno fino ancora per molti anni. L'uscita di scena del Tornado è un processo graduale, per cui è un periodo intenso di cambiamento, molto complesso da gestire, ma anche ricco di grandi opportunità. Abbiamo visto quanto la realtà locale è parte del Sesto Stormo, come noi, interpretando i valori più alti del paese, in realtà siamo anche portavoce dei valori che caratterizzano questo territorio, che sono stati rappresentati dalle autorità civili presenti oggi e con cui abbiamo un rapporto di vicinanza, di collaborazione e di sostegno che, ecco, intendiamo continuare. Quindi oggi cambio comando significa continuità, continuità con le tradizioni, continuità con quello che siamo e continueremo a essere, che sono alla base di quello che facciamo, che ci porta a onorare i nostri compiti istituzionali. Comandante, lei gestirà un po' la seconda parte di questo arrivo di nuovo sistema d'arma, l'aereo che c'è alle sue spalle, e gestirà verosimilmente quello che sarà il primo impiego operativo. Come dicevo, il comando è pur chiamandosi cambio, in realtà è all'insegna della continuità, quindi quello che succederà è la continuazione di questa crescita, di questa trasformazione che porterà chiaramente la capacità F-35 a svilupparsi ulteriormente in termini di numeri e in termini di impiego. L'impiego operativo dell'F-35 è un impiego che continua per noi come Sesto Stormo, è sicuramente tra le prime opportunità di partecipare direttamente, ma è una capacità che in Italia e quindi in particolare per l'aeronautica militare è una capacità ormai consolidata, che in Europa è stata la prima a essere espressa, e quindi, ecco, già questo per dire che in realtà il sistema d'arma F-35 impiegato dall'aeronautica e dal Sesto Stormo è un sistema d'arma che ha già un livello di maturità. Sono il primo comandante qualificato sul sistema d'arma F-35, quindi in questo ovviamente ho potuto toccare con mano la qualità e il salto generazionale che questo sistema porta e che richiede ovviamente una trasformazione di cui l'aeronautica è parte e che, di cui esprime il significato con il modus operandi che le è proprio, in tutti i settori. Quindi, ecco, per noi è naturale crescere, modificarci e cambiare per non solo chiaramente per essere in grado di inserire sistemi di nuova generazione, ma soprattutto perché questi sistemi sono proiettati e sono destinati a dover affrontare delle sfide sempre nuove e chiaramente che intendono onorare al meglio, e anche queste sono in continua evoluzione. Quindi noi, la nostra evoluzione è dettata dalla necessità di essere
all'altezza dei compiti e quindi di continuare ad assicurare la sicurezza al nostro paese.